Tre giorni gelesi per lo scrittore Crocifisso Dentello nell'ambito della rassegna culturale dei venerdì letterari promossa dal comune di Gela. L'autore di Finché dura la colpa ieri ha presentato il suo romanzo d'esordio nei locali della biblioteca comunale. Oggi si è ripetuto all'ITIS Morselli e al liceo scientifico Vittorini. Domani alle 11 incontrerà gli studenti del liceo classico Eschilo alla libreria Randazzo. Gela è la città natale dei miei genitori, ha detto Dentello, e pertanto ad un anno esatto dalla nascita di Finché dura la colpa mi sembra di celebrare l'anniversario sul filo di un ritorno alle radici. Venire a Gela, che è la città natale dei miei genitori, delle mie famiglie, dei miei nonni, è un'emozione, ripeto, intensa e particolare. Ho scritto su Facebook un post a riguardo dicendo che è un ritorno alle radici in fondo, perché i miei genitori, i miei nonni sono figli della diaspora siciliana degli anni 60, io sono figlio di quei siciliani che sono emigrati al nord, sono nato e cresciuto al nord, ritornare a Gela è, come dire, unire questi destini che si sono apparentemente separati. C'è molto di gelese non tanto nel mio protagonista quanto nei genitori, che ovviamente sono ricalcati in qualche modo autobiograficamente sui miei. Ci sono due sentimenti contrastanti: da una parte il valore sacro della famiglia, che ovviamente corrisponde molto al nostro retaggio meridionale, e dall'altra c'è una concezione della lettura che spesso talvolta può apparire improduttiva, cioè può non apparire un arricchimento spirituale, e questo è un altro retaggio meridionale duro a morire e che ho voluto raccontare. L'assessore comunale Francesco Salinitro. È interessante, come tantissimi altri eventi, questo ha una particolarità che riguarda, come nel caso di Collodoro, che abbiamo avuto modo di leggere e di ascoltare, e di un gelese di famiglia, perché lui in realtà è nato in Brianza, un luogo tra l'altro che io conosco molto bene, dove ho svolto gran parte della mia attività professionale. Ci siamo ritrovati anche in alcune conoscenze comuni, che mi fa piacere, ma soprattutto ciò che mi fa piacere è il constatare che comunque Gela e i suoi figli e coloro che si muovono in ogni parte del mondo e d'Italia comunque riallacciano i propri modi d'essere, i propri racconti, la propria vita a quelle che sono le radici.